Nelle letture di oggi, che è la Domenica delle Palme, possiamo cogliere ovviamente una miriade di suggestioni di tipo spirituale anche attraverso la lettura integrale del racconto della Passione. In questo breve spazio di tempo mi limiterò a cogliere un collegamento tra un passaggio del Vangelo e il Salmo responsoriale. Il passaggio del Vangelo a cui faccio riferimento sono le ultime parole pronunciate da Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che ad una prima lettura sembra una frase inquietante. Gesù, il figlio di Dio, che se ne va facendo la sua volontà con un grido di sconforto, quasi di disperazione. Volendo c'è di che scandalizzarsi. Ma in realtà, se andiamo a leggere il Salmo responsoriale, il Salmo 21, vediamo che queste parole, proprio queste parole, sono addirittura il ritornello che ripetiamo durante il Salmo e sono l'inizio di questo Salmo 21. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si tratta dunque di un canto, il Salmo 21, che Gesù conosceva e in qualche modo pronuncia in punto di morte. Ma questo Salmo 21 parte con una affermazione di sconforto nel momento della prova, ma si chiude con una bella professione di fede, in cui il giusto perseguitato comunque si fida di Dio e conclude: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Ecco allora che questa lettura congiunta del Vangelo e del Salmo ci aiuta ad andare oltre una lettura superficiale, che in questo caso abbiamo applicato a un passaggio del Vangelo che, se letto in modo superficiale, potrebbe indurre a pensare a un Gesù disperato. Ma ruolo dell'educatore, ruolo dell'insegnante, è proprio quello di guidare sempre i propri allievi a scoprire ciò che si trova andando a fondo, andando oltre la superficie, andando oltre le letture estemporanee, le letture superficiali che spesso si possono dare di tanti elementi della nostra cultura, della nostra letteratura, della nostra vita, anche del sapere di tipo scientifico. Quindi questa esortazione che ci viene oggi in controluce dalle letture è proprio questa: aiutiamo le persone ad andare in profondità, perché una percezione di tipo superficiale spesso è fuorviante.